Buongiorno a tutti, alla Doccolomo e buon lunedì a tutti. Sapete, ci stiamo cucinando la spigola, guardate che bella, che ieri mi sono mangiato la coda perché era grossa, andava più di un chilo, cioè andava un chilo e qualcosa. Ora mi sto mangiando la testa e metto il corpo. Ma dai! Prendiamo il piatto. Ringraziando sempre il carissimo Giampaolo di Milano, che ora, magari, sta provvedendo per portarmi la carne di manzo, mamma, e altro pesce, polipi e moscardini. Magari a Cude Pritz, perché lui è un grande, come lo siete voi. Come noi Sulimena Giuseppe, Marco Fratus, Cischi, Leonardo Di Sante, eccetera, eccetera. Alla Doc, alla Super Doc, questo caffè, questo veramente, mannaggia. Oggi fa un caldo della malora. Questa è la spigola. Guardate. Alla Doc. Bene. Cotto e mangiato. Questa l'ho fatta. La luce, il mannaggia, diciamo la candy. Questa l'ho fatta praticamente. Introtira significa pomodoro, aglio, prezzemolo, olio, sale e basta. Pomodoro, prezzemolo, olio, sale e aglio. Buono. E io il pesce lo so cucinare. E usa spum mangiare. Ah, ma dai! Guardate che carne viva, bianca. Quando la carne è bianca, guardate, mamma, è di prima qualità. Arico e mangiata right. Madre. Madre. Oggi, stasera, per cena, mi mangio il maiale. Dai! Vale. Madre. Tutta roba fresca. Anche il carissimo Leonardo Di Sante mi porta la roba fresca, e anche lui mo tra poco mi deve far arrivare Nando Pacco, mamma, con tanto benessere. Anche Sulimena Giuseppe. Ah, bravi! Cischi. E forse anche Fratus. Madre! Quest'estate vado al mare. Ah, dai! Con Tony e con il manager. E se vuole venire anche Sebastiano, magari. Dai! Un saluto speciale a tutti i gruppi alla Doc. Alla Doc, nel senso. Perché c'ho anche i gruppi che si chiamano alla Doc. Alla Doc è la parola magica. Tutti i gruppi alla Doc. Dai!
Ben! Sarebbe bello tutti i fan insieme al maestro. Sarebbe un sogno. Fan e fanza. La fema. Maschi e donne. Ma voi immaginate il maestro insieme a tante donne. Eppure io tempo fa lavoravo a scuola, erano tutte donne le mie colleghe. Non lavoro più a scuola perché non ce l'ho fatta ad entrare in graduatoria. Sono stato un po' sfortunato, ma non io soltanto, tante persone. Pazienza. Mane! Mane! Vi spiego una cosa bella. Quando dovete mangiare il pesce, la testa non la gettate, perché la testa è più buona del corpo. Io mi mangio gli occhi, tutto. Mi piace spolpare. Ma mangio, mangio di peccione per te. Vado, un po' di peccione. Boh. Questo è il cranio della spigola, guardate in mezzo qui, questo è il cervello, ma mi mangio, oh ma dai, eccolo il cervello, ah è dentro ancora, lo devo spaccare tutto qua perché, eccolo qua, guardate che bello, piccolino ma è bello. Una volta, tanto tempo fa, stavo giù io, abitavo ancora qua, sento che mio padre è maresciallo dell'aeronautica, ora è in pensione, e mio padre faceva trasferire, aveva permesso di far trasferire la gente da una parte all'altra. Maresciallo, vi scongiuro, mi fai trasferire a Milano o a Napoli, la mia terra. Mio padre diceva, non ti prometto niente, se riesco e lo faccio, te lo faccio fare. Questo, il padre, era pescatore. Mamma! Ci portò una cernia, mamma mia, quanto a me alta, da qua. Aveva una testa? La testa me la mangiai io. Il cervello che stava nella testa, e le calze, così erano di calze. Il cervello era così. E c'è un video cavallo. Ecco perché il pesce, la testa, nasconde troppe cose buone. Niente ragazzi, che voglio dire? Il pranzo l'abbiamo fatto, dopo si facciamo tutto. Perché quando si mangia il pesce, no, me ne ce l'ha, pussi dopo ciò. Un minuto. E getto questo qua, il pesce è micidiale il pesce. Il pesce è micidiale, un mir, gli è caldo poi. Ce me la frega a me.
O gli è caldo, o gli è fresco, se me ne frega, mi per questo stesso. Volevo fare da cuda prima. Un saluto speciale agli amici che mi hanno portato il vino, questo qua. Che l'altro ho regalato tutto, in famiglia. Questo è il vino che dovete portare, guardate, Lambrusco Mantovano. Pur che non è questa marca, è una da marca, cioè me la frega a me, basta che si va io. Quello che avete portato è troppo forte, non lo bevo io quello là, no. Assolutamente, io vi ringrazio se siete stati grandi, ma non lo bevo quello là, vi bevo questo piuttosto. Maledetta primavera, posso portare la seduta retta, ma c'è da venire. Ma che meno picchiami, mannaggia, maledetta primavera, maledetta. Ma chi sono la gas team da che senso chi? Bene. Ora dobbiamo salutare delle bravissime persone, perché ovviamente anche loro, queste sono tutte le persone che si mettono in coda. Uno dice, maestro, mi vuoi salutare? Mettiti in coda come tutti gli altri e ti saluto. Un saluto speciale al manager Alessandro Alladò, sempre. Lui lo deve sempre salutare, perché lui è il mio manager. Salutiamo il grandissimo Andrea Liscia e Emanuele Troiani. Madonna mia, Emanuele Troiani, bene. Che vi devo dire, ragazzi e ragazze, signori e signore, amici, amiche, ragazzi, cioè, signori e signore, ragazzi e ragazze, amici, amiche, fratelli e sorelle, bambini soprattutto, il nostro futuro, ce ne sash. Ma dai! Oggi mi hanno portato le ciliegie. Acude Pritz. È venuto uno. E lei sa sì? Sì, ma il maestro Romolo del crudo cotto alla docco Romolo che fa i crudi e mangiato? Sì. Dobbiamo dare 4 vaschette di ciliegie. Guardate, non dico bugie. 1, 2, allora, 2 con questi, 3. E qua a Cuda Prince, dai, mo l'ho fatta. Qual è tutta questa? Ho detto, ma devo pagare niente? No. Tutto pagato, maestro. Continua sempre così che sta andando alla grande. Ce l'ha saggio, ma date la mano, mi sono scordato pure come schiamcus. Babù, lo faccio. Dai, alla vostra salute. Ciliegie doc a Cuda Pritz, crudo e mangiato e ingoiato. Buh, non c'è tutto, non c'è tutto. A quanto posso voce? Questo macaco è? Già se lo puoi dire da nome, dai! Buono. E questi sono gli italiani, vedete? Italia verde, bianco, rosso. Bene, vi auguro una buona giornata a tutti e ci aggiorniamo stasera per la cena.